Questa è la mia presentazione sul reato di fuga, la storia di Sébastien e Loïc. Sébastien è un ragazzo di 14 anni, con i genitori separati, è cresciuto con determinati valori, aiutare il prossimo, dire la verità e soprattutto fermarsi. Loïc è un ragazzo di 17 anni, è orfano e vive da solo con sua madre. Molto spesso i due litigano perché Loïc vorrebbe essere più indipendente. Infatti, lavora sodo in una fattoria per mantenersi, ma quando si ritrova costretto a vivere da solo, scopre che non è così facile. La storia di questi due ragazzi si intreccia quando una sera il padre di Sébastien investe la madre di Loïc e non si ferma. Comportamento che Sébastien condanna. Dopo questo tragico evento, la vita di Loïc viene stravolta. Il suo datore di lavoro gli concede una pausa per accudire sua madre in ospedale e quindi lui passa tutta la giornata a fare avanti e indietro da ospedale a casa con la sua bicicletta. Sébastien, sconvolto dal gesto di suo padre, vive un momento di grande solitudine e decide di contattare Loïc. E dopo una serie di esperienze vissute insieme, diventano amici. In conclusione, credo che valga la pena di leggere questo libro, perché ci racconta come i due giovani protagonisti riescono ad affrontare una tragica situazione grazie al loro senso di giustizia.